Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e benvenuti alla nuova puntata di Pensa Diverso. Ospite della trasmissione è Salvatore Dentale, un giovane, un ragazzo di Maria di Camerota a 26 anni, quindi un giovanissimo per quanto mi riguarda. E la cosa che mi ha colpito è che Salvatore ha preferito restare e rischiare qui a Camerota e non andarsene, però ha rischiato con un lavoro, no? Non usuale, come dire, un po' inusuale per quanto riguarda un ragazzo e un giovane, cioè ha scelto di fare il contadino e di dedicarsi alla terra. Ecco, Salvatore, come ti è nata questa tua passione per la terra? Innanzitutto ti ringrazio di avermi invitato, ma in ognuno di noi, credo, l'input me l'hanno dato i miei nonni e da sempre con loro, da piccolino, ho iniziato a raccogliere le olive. Poi crescendo, mano a mano, ho frequentato la scuola e mi sono un po' allontanato da questa strada. E adesso sono ritornato perché lo sentivo dentro e quindi è stato più forte di me. Ho capito. Quindi logicamente questa è una passione che poi è nata. Però poi da passione, come dire, no? Si trasforma in un lavoro, si è trasformato. Ecco, racconta un po' questo passaggio, allora, quella che è la tua esperienza. Ritorniamo un po' indietro, nasco come cameriere, dopo una decina d'anni di lavoro in questo settore decido di uscire fuori per cambiare. E quindi ero alla ricerca di terreni perché solo con quello dei miei nonni non potevo fare abbastanza. Allora, dopo un giro di telefonate, contatto il Salvatore Calicchio, professore, sì. Professore Calicchio, che subito si mette a disposizione e mi illustra un po' il da farsi. E mi dice però, guarda, oltre a fare il contadino impara a fare pure la guida che può permettere di... perché solo col contadino certamente non cambi, ecco. E con queste due strade quindi sei riuscito, come dire, sì, a unire le due forze, sì, no? Sì. Ecco, allora, però ogni cosa ci vuole un sacrificio, certo. Perché non è, allora, dire fare il contadino, dedicarsi alla terra, anche al trekking, però è un lavoro dietro, no? È giusto? Giustissimo. Ecco, quindi non è solo attraverso una passione, perché poi questa passione diventa un lavoro, ma deve creare anche un reddito. Certo, certo. Deve creare un reddito che non è facile, ecco, appunto. Certo. Non è che vai alla terra e prendi i soldi sottoterra. Stare nella terra significa chinarsi a terra, stare a stretto contatto. Già se vogliamo fare un orto non è che mettiamo la piantina a terra e la andiamo a raccogliere. Certo, bisogna comprare le sementi. Procurarsele, quindi, ma c'è anche una ricerca, mi pare, no? Di sementi autoctone. Sì, sì, già noi abbiamo ripreso parte di questi sementi, ad esempio il broccolo che adesso tra pochi mesi raccoglieremo, fa parte di un broccolo che si è sempre coltivato a Camerota, così come anche il pomodoro che abbiamo coltivato, l'abbiamo raccolto fino a 2 mesi fa, proviene da una sementa vecchia di vecchi contadini. Quindi questa fa parte, come dire, di aumentare un certo modo, è anche cultura, no? Quindi, cioè, a parte perché essendo cultura è un cibo sano, che viene proposto poi, giustamente. Come no? Già. Come lo proponete? Attraverso dei mercati oppure sì, soltanto un passaparola? Con sì, come un passaparola? È nato, diciamo, con un passaparola, certo. Vendendo la 1 poi si sono passati. Ma adesso avvieremo anche con Coldiretti Camerota, spero nel più... Una collaborazione? Sì, no, di Campagna Amica che fa parte di una rete, certo, nazionale. E conosco dove... bene. Quindi vi dedicherete anche ai mercati, sì, quando ci sono dei mercati di Campagna Amica, sì, sì, quindi voi andate lì e portate i vostri, sì, prodotti. Che... pieni di sapore, perché il sapore è differente. Completamente, su questo non c'è ombra di dubbio. Io qualche volta mi è capitato di assaggiare dei prodotti della terra che coltivi. E quindi voglio dire, Salvatore, questa...
diciamo che oltre ad essere contadino, tu logicamente ti dedichi anche al trekking, sì. No? Ecco, che difficoltà hai trovato, hai incontrato per fare questo tipo di... quando hai scelto questa strada? Ma io direi nessuna, perché avendo il professore Canicchio come guida, diciamo come... avevo tutti gli elementi a disposizione. Ho solo preso il brevetto da guida ambientale escursionistica riconosciuto dalla ICAE. Quindi in questo caso possiamo dire che è stato come un papa, no? Sì, in sì, questo sì. Settore sì, no? Sì, 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 sì. È un faro delle capisce. Anzi, molte volte gli ho detto, se avessi incontrato qualche anno prima sarebbe stato meglio, però non ci lamentiamo. Ho capito. Però io mi riferivo più che altro, no, a delle difficoltà insomma fattuali, no? Nel senso che ti senti un po' lasciato solo. Allora faccio un esempio, no? Nel trekking ci sono dei percorsi, ecco, chiaramente è tutto a colpa di volontariato che si fa questo, oppure c'è qualche aiuto di comunità montana, oppure di qualche ente, di comune, eccetera, o siete soli in questo? Allora, le cose stanno relativamente cambiando negli ultimi tempi, i sentieri che usiamo noi ce li puliamo io e l'altro Salvatore. Però c'è stata l'occasione dove lui ha fatto richiesta alla comunità montana, a dire la verità qualcosa hanno pulito pure loro, però c'è molto da fare perché i sentieri sono tanti, è una risorsa per questo territorio e anzi ci tengo a pubblicizzare che nella settimana tra Natale e Capodanno ci sarà un gruppo che ospiterà una struttura alberghiera di Marina di Camerota e percorreranno tutto il territorio da Camerota a San Giovanni in una settimana. Quindi che sarà un modo poi per far conoscere attraverso sempre il trekking che poi tra l'altro fa anche bene, non cammina la vita, soprattutto a me, magari uno può perdere anche un po' di peso, non sarebbe male l'idea. Però voglio dire, mancano la cartellonistica, manca un po' di tutto. Sì, c'è un po' di lavoro da fare. Quindi siete soli, è tutto colpa di volontariato. Sì, ma noi seminiamo, poi chi ha voglia di fare, di aiutarci è il benvenuto, noi le porte ce le abbiamo aperte. Tu hai detto che ti sei preso diciamo un tesserino, qualcosa di vita, no? Per fare la vita. Dove hai fatto questo corso? Allora io l'ho fatto in Cossiera Amalfitana, così magari ne diamo l'ho fatto in Cossiera Amalfitana e è durato un paio di mesi e quindi mi spostavo avanti e indietro. Quello sì è stato un po' oneroso, però sapevo che... Che costi ci sono per ottenere? Allora il brevetto costa sui 1300 euro. Quindi poi tu sei riconosciuto guida. Guida a tutti gli effetti e puoi operare in tutto il mondo. In questo caso, logicamente, tu ti dedichi ai percorsi del Cilento. Sì. Non mi sposto. Certamente. Però una cosa ci tenevo a precisare, non dobbiamo diffondere questo messaggio che il lavoro sbocca da tutte le parti. Il lavoro c'è, ma non possiamo lanciare messaggi fuorvianti. Esatto. Il lavoro c'è, ma ce n'è altrettanto dietro. Quindi prendetelo pure il brevetto, ma non fatevi illusioni, perché... Ho capito. Allora, quindi trekking abbiamo capito. Allora, però poi fai anche il contadino, logicamente. Esatto, che poi il contadino è la tua attività principale, mettiamola così. Ti dedichi agli ulivi, no? Alla raccolta degli ulivi, poi chiaramente c'è da mettere a posto, no? Sì. C'è da mettere a posto i vari terreni e tutto il resto. Come si svolge la tua giornata? La mia giornata tipo inizia la mattina presto e adesso appunto ci siamo dedicati all'olivicoltura e quindi a mettere le reti, a raccogliere, a metterle dentro le cassette di plastica per poi pulirle, fare una defoliazione e portarle subito al frantoio. Adesso abbiamo terminato e abbiamo piegato tutte le reti e messe a posto. Adesso mi sto dedicando agli orti. Ai vari orti e adesso... Quindi broccoli, non so, c'è il grano magari, grano già seminato. I fave, i carciofi, giusto, no? Sono questi periodi che... E appresso ci...
dobbiamo rinfittire il vigneto che abbiamo, piantando circa 300 viti nuove e alla potatura di quelle già esistenti. Perché quindi in mezzo ci sono anche un po' di... Sì, c'è un po' di tutto. Un po' di tutto, ho capito. Sì. Quindi sono vitigni antichi oppure vitigni... Santa Sofia e Aglianico. Oppure ti consiglio, cioè, è stato riscoperto a da Castel San Lorenzo, arriva questa notizia, l'ho letta qualche giorno fa, il nonno dell'Aglianico, l'hanno chiamato l'Aglianicone, non so se... Magari mettete questo, può essere un'idea che magari vi può portare fortuna, no? Essendo poi un vitigno, questo è Parco Nazionale, penso che sia proprio adatto, no? Proprio adatto a queste zone qua. Ecco, ora, quando si fa, diciamo, tu fai il contadino, ti dedichi a questo lavoro. L'aspirante contadino. Aspirante, vabbè, ma questo è chiaramente, ma ripeto, Salvatore è il Papa in queste, in questa, come dire, in questo tipo di insegnamento. Sicuramente tu come allievo hai scelto la persona giusta, questo lo posso garantire, perché c'è esperienza e tutto. Però ripeto, fare il contadino chiaramente comporta dei sacrifici. Sì. Perché non è che tu i soldi, giustamente, li zappi e li tiri fuori. Qual è la fase poi successiva per poter cercare? Quindi si porta, c'è la vendita dell'olio, come funziona? Allora, la vendita, ad esempio, la vendita degli ortaggi è favorevole per noi che la coltiviamo, perché coltiviamo un cibo sano, nutriente, che fa bene. Ed è così, ed è per la famiglia, diciamo, ed è un fatto. Ma è anche un vantaggio per coloro che l'acquistano, perché l'acquistano a un prezzo sicuramente nettamente inferiore a chilometro zero, ma anche un prezzo diverso da quella di mercato. No, è indiscutibile. Poi è chiaro, senza, diciamo, uno usa, si usa anche il letame dice, di pecore. Dice acqua e merda, ecco, sì. No, diciamo le cose come stanno, sì, no? Sì. Perché il vero letame è quello. Abbiamo pulito un ghiaccio una settimana fa, quindi... Si usa lo stesso metodo anche per la concimazione degli ulivi. Sì, tutto letame. Giusto? Tutto letame. Proprio acqua questa mattina... E merda, se ti dico. Merda di vacca, come merda dice. Merda di vacca, esatto. Famoso... come con le esperienze che fa anche Peppe Cilenti, sì. Mi ha insegnato lui questa... E tra l'altro sono socio della cooperativa Nuova. Ah, benissimo. Perché quello è molto importante. Sì. Sì. Secondo me quella è un'altra esperienza accidentale, un fiore all'occhiello. Sì. Spero che tu, come dire, vai su questo tipo di linea che li puoi superare, magari in futuro trovi altre persone, potete fare una cooperativa. È quello che ho detto nell'altra intervista che mi ha fatto Luigi Martino, sì. Ho detto io do l'esempio, poi sta agli altri seguirmi o non seguirmi, non mi aspetto niente. Magari però... che qualcuno si faccia, come dire, si faccia vivo, magari anche con un ettaro di terra, che potete mettere insieme, la cosa nasce cose, pure a mettere solo insalata, è giusto o no? È un'altra insalata che questa è la... E quindi, e poi voglio dire, magari ci avete anche degli animali, che ne so, delle... No, per ora no. Galline, queste cose, galline, qualche gallina. Per l'uovo, buono paesano, fa sempre... E poi c'ho le api pure. Ah, anche le api, ottimo. Quindi, che tipo di miele fate? Adesso ho fatto solo mille fiori, perché appunto ho incominciato da poco e c'è tanto da studiare pure lì. Quindi non è una cosa che si impara dall'oggi al domani. Però... L'apicoltura già è una bella cosa. C'è tante... Il miele è un prodotto nutriente. Sì. Quindi tu come... Questi dove li sposti? Dove... Li sposto tra la costa e il castagno, la faccia del castagno via Camerota. Ho capito. Quindi si fa un mille fiori e un castagno. Ho capito. Salvatore, ascolta, volevo chiedere un'altra cosa che mi incuriosisce molto. Quindi tu sei nato qua, vivi qua, quindi conosci bene il comune di Camerota. Ecco, se tu, ritornando, come dire, a palla nella tua esperienza, se dovessi ideare un percorso, no? Che devi combinare insieme diciamo, l'agricoltura, no? Come dire, un percorso di montagna con un percorso di mare, tu come lo faresti? Come lo ideeresti? Cosa ti piacerebbe? Anche magari passando in mezzo ai paesi per vedere, non so, delle chiese, per vedere
dei quadri esposti nelle chiese, eccetera. Allora, l'attività principale del trekking è proprio questa, ha lo scopo di mettere a disposizione, diciamo noi, di mettere in rete tutte quelle che sono le potenzialità di un territorio, partendo dal patrimonio culturale, ma anche le grotte a Lenticella, la grotta della Gala, quindi preistorico e anche agricolo, perché no? E quindi noi già, ti do una notizia, noi già facciamo dei percorsi che passano attraverso queste ricchezze. Sì, sono anche i rivi millenari, sì. E tutti anche da ricusati, chiaramente. Una cosa che ci tengo magari a breve futuro è quello di fare delle degustazioni, proprio delle degustazioni, delle cose... Anche con l'olio, no, magari. Sì, sì, sì. Si possono fare tutta una serie di... Una miriade di cose. Veramente sì. C'è il lavoro. Basta dedicarsi e basta ingegnarsi, no? Sì, sì. Basta ingegnarsi un po'. Quindi tu cosa ti sentiresti di dire a un giovane che vuole lasciare il comune di Camerota? Magari di per esempio Tony l'altra volta ha detto sì, andate pure, però magari ritornate. Io ho fatto lo stesso. Prima di iniziare questo percorso sono stato una settimana a Londra. Una settimana perché non ce l'ho fatta. Ho capito. E quindi sono ritornato. Però a quelli che hanno intenzione di andare fuori, che devono andare. Cioè, ognuno deve fare l'esperienza sua. Certo. E poi vedersi un po' intorno, perché oggi Gianfra abbiamo questa cosa di correre. Sì. E di non guardarci attorno. Io quando sono tornato da Londra mi sono fermato. E ho visto cosa c'era intorno, ho detto cosa c'è intorno, cosa c'è da fare qua. Ho detto questo e questo. Quindi ecco, questa è una bella cosa che stai dicendo. Bisogna... Uno si deve fermare, sì, sì. Rallentare, no? Lentamente, no? Cilento, no? Come la parola. Molti magari... Lei, lentamente. E guardarsi intorno, sì. E vedere quello che ci circonda. Di ricchezza. Quindi c'è la ricchezza della terra, no? Sì, dire che qua non c'è, perché molti mi dicono dai, non c'è niente da fare. Io vi dico, non è vero. L'esempio sono io, mi fermo certo. Mai, porca miseria. Uno, perché uno ci vuole quella motivazione. Sì, no? La motivazione è importante, no? Farlo per forza, no, non riuscirebbe. Certo, perché poi non è vero che poi uno fa la vita di sacrifici, perché vedo che tu poi insomma alle pomeriggio sei libero, sì, vedo sì, che sì. Cioè non è che poi c'è questa, come dire, no, bisogna sfatare, questo stress. No, bisogna sfatare anche questo mito qua, non è più l'agricoltura, anche se è tradizionale quella che pratichiamo, ma non è più quella dei nostri nonni, no, dei nostri avi. È cambiato, ci sono delle tecnologie. Che poi ci sono tra l'altro... C'è la tecnologia che esatto, oggi aiuta, esatto. Dai macchinari, sì. Insomma, i trattori. Una volta era colpo di zappa, no? Che usiamo ancora. No, ma Carlo Petrini di Slow Food, che è l'inventore, lui ha detto che la zappa salverà l'umanità. Sì. E secondo me forse è vero, no? È la strada da prendere. È stata prendere. Quindi cibo sano, agricoltura, trekking, paesaggi, insomma il Cilento. Ogni giorno che... È una sorpresa sempre di più, biodiversità, sì, tu, sì. Perché Antonio Pellegrino, che io pure ho intervistato, e il nostro grano deriva da Antonio. L'ha detto, che lui me lo disse, che siete dei clienti suoi, sì. Andate a prendere il grano lì, quindi saraceno, no? Sì, sì, sì. Quindi che grano mettete voi? Noi quest'anno abbiamo messo Yankulida. A Yankulida. Yankulida, sì. E poi lui ha... Quindi, ma cosa... Quando... cioè, quanto grano fate? Vi basta per voi, logicamente, sì. Per fare il pane? Sì, oppure... sì. Pane, pasta. Pane è un lievito madre. Lievito madre, e anche una buona polenta esce con il grano polenta. Macinato. Ho capito. Come si faceva una quindi volta. È andato al mulino sempre di Antonio, sì, quindi, sì, a Casello. Quello buono, sì. E quindi poi vi pigliate la farina, sì. Eccetera. Quindi è una bella cosa. Sì, insomma. Sì. E qui dove, anche per esempio i ristoranti dovrebbero usare tutti questa farina qua. Sarebbe... Ma c'è bisogno pure che nascano nuovi contadini, però. Sì, perché magari la richiesta è un tanta, po' poco, un po' poco. Diceva sempre Antonio che loro adesso addirittura sono sui 50 ettari di terreni e che pure è poco, vorrebbero altri, ma hanno difficoltà a reperire. Sì. Quindi hanno difficoltà a reperire questi terreni.
E quale iniziativa in agricoltura state intraprendendo? Qualche piantagione nuova, qualche cosa di, qualche novità? Delle novità ci saranno a breve, perché non posso... Vabbè, non voglio che mi devi svelare dei segreti, sì. Un accenno, va, giusto per... Ma oltre a questo nuovo impianto di viti, no, non c'è niente in particolare. Ah, il maracuccio. Il maracuccio, che è un prodotto Slow Food, che siamo insieme a Carmen Gaiazzo e a Francesco Esposito, sì. Stiamo cercando di rilanciarlo e quindi di richiamare... Quindi c'è anche questo terreno per poter impiantare. Sì, sì, sì. Scusa la mia ignoranza, certo, io logicamente non è che sono esperto, io le cose le leggo, poi magari cerco di... Quindi va un impianto vero e proprio, insomma. Che sì, si semina a filare. Ah, si semina a filare. Sì, si semina a filare e poi vanno mantenuti. Quindi si fa il fosso, si... Il solco. Il solco, quindi tipo... E quindi si semina. Sì, come un normale... E quando si semina? Ma anche adesso. Anche adesso, siamo e poi la raccolta? A luglio. Ah, quindi c'è insieme una... Insieme al grano, quasi. Insieme, ho capito, quindi va... Va in stretto contatto con il grano. Quindi si fa il... la farina, no? Con... Sì, che si mischia un grano che adesso non ricordo nel disciplinare qual è, ma è sempre un grano locale, e insieme al maracuccio si fa la farina. Farina che poi la polenta, che è buonissima, sì. Che è buonissima, sì. Insomma, è un prodotto che è stato riscoperto, ma meno male, sì. Perché è un peccato, voglio dire, perdere semi e varietà di frutta antica è una cosa che non possiamo permetterci. Quindi mi fa piacere che un ragazzo di 26 anni come te, Salvatore, si dedica all'agricoltura. Ripeto, non è facile, perché i tempi che viviamo, fra reddito di cittadinanza... No, questa ma quella anche, voglio dire, non è un'idea sbagliata di per sé, no? Però, voglio dire, forse è meglio che danno un po' di terra in più, sì. Piuttosto che... che magari i redditi di cittadinanza che saranno 100 euro per uno, forse. Ma quello che ci sono delle attività anche statali, cioè questa banca della terra che mette a disposizione dei terreni, ma io dico ancora una cosa migliore: riscopriamo i legami tra di noi, perché sì. Andiamo cercando terreni su internet, i terreni sì. Non sono su internet, in una piattaforma. Io devo chiamare te, sì. E con te dobbiamo metterci certo. D'accordo. Come ha fatto con Antonio. Quell'idea di un paraggio, quella esatto. È stata un'idea vincente. Ma stanno scomparendo i legami proprio. È stata una cosa molto, molto importante. Sì. Questa è detto una cosa anche bellissima, insomma, riscoprire i legami, lasciare questo, come dire, questi social che sì. Sembriamo tutti degli automi, no? Sì. Ecco. Quindi invece bussare alla porta delle persone, andare a cercare proprio di persona. E digli: senti, tu già hai quel terreno, mettiamoci insieme, bravo. Facciamo un maracuccio, facciamo un saraceno, eccetera, sì, giusto? Sì, o un impianto di ulivi. È così, giusto. È giusto, no? Ultima domanda. Dimmi. Oltre alla tua passione, no? Come lo vedi? Come vedi il tuo futuro? Come vedi il futuro di Camerota? Ma sicuramente è un territorio che può fare tanto, però c'è bisogno di una sensibilità. Sia delle istituzioni che dei cittadini. Questa sensibilità è quella di, appunto, fare quello che ho fatto io, girarsi intorno, vedere quali sono le potenzialità e contattare le persone che sono capaci in quei settori. Magari questi enti sovrapposti, con questi enti tipo il parco, eccetera, magari che diano più disponibilità verso sì. chi si dedica al lavoro di contadino. Sì, giusto? Sì. Ecco. Allora io ti ringrazio, Salvatore. Grazie a te, Gianfranco. Della tua disponibilità. E arrivederci alla prossima puntata di Pensa Diverso.